Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Mara Venier ha recentemente messo in guardia i suoi fan, tirando in ballo una pubblicità sul dimagrimento che ha lucrato sulla sua immagine, promuovendola come testimonial del proprio prodotto a sua insaputa. La conduttrice veneta, intervenendo sui social, ha reso noto di essere stata vittima di una truffa, un modus operandi che mettono in atto diversi furbetti, che per attirare l'attenzione dei consumatori investono su nomi famosi, ma in molti casi i VIP diventano testimonial di prodotti e campagne pubblicitarie a loro insaputa. La signora della Domenica, attraverso il suo account Instagram, ha segnalato la truffa nei suoi confronti e dai danni dei consumatori finali. Mara Venier questa volta ci ha messo consapevolmente la faccia per denunciare il raggiro, non solo per informare gli utenti social ma anche per ottenere dei risultati più concreti, ritirare la pubblicità che la vede come testimonial. Mara Venier furiosa, la sua denuncia social scatena la solidarietà del web. Con l'auspicio di fermare i truffatori ed invitando anche a non lasciarsi ingannare dalla reclame, zia Mara ha ribadito di non aver prestato il volto alla campagna pubblicitaria, e nel farlo ha condiviso su Instagram la campagna pubblicitaria incriminata per sottolineare che è falsa. Si tratta di una pubblicità la cui claim suona così: problema di aumento di peso risolto dall'esperta italiana, mangia quello che vuoi e non limitarti. Puoi accelerare il tuo metabolismo di 15 volte. Vuoi sapere come ho perso peso? Ed è accompagnata all'immagine della popolare conduttrice Rai con in mano il prodotto sponsorizzato. Mara Venier fuori punto nel suo contenuto social. La Venier ha ripreso l'immagine pubblicitaria per commentare: mai fatta pubblicità a questo prodotto, mai. Questo è un fotomontaggio. Le mani non sono le mie. Una truffa. Cancelletto truffa online. Il post di Mara Venier è stato accolto con grande partecipazione da parte degli internauti noti e non famosi, come testimoniato ad esempio dal commento dell'investigatore social Alessandro Rosica che ha scritto: faccio girare zia Mara. Anche Valerio Scanu ha replicato al post di Mara Venier con tono severo: la gente non sta bene. Anche gli utenti NIP hanno espresso la loro piena solidarietà nei confronti della conduttrice veneziana, che ha ricevuto una valanga di messaggi di vicinanza e di sostegno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.